pubblico, alzate le mani, altrimenti con... Ok, ce ne sono già. Prego. I wonder about if every one of you can tell something about the relationship with Shakespeare. For instance, what was the first drama that you read? Was it in high school, and did you think he was boring at the time? Did you understand everything if it was a kid? And later on, if you have played in some Shakespeare plays, and which one you like most. So I'm interested in all of you, your relationship with Shakespeare. Buongiorno a tutti. Aspetta, si sente? E dunque, allora, io sono, diciamo, una teatrante in prestito al cinema da un po', e chiaramente Shakespeare è uno dei mostri sacri della letteratura teatrale. Quando Edoardo mi ha chiesto, diciamo, di incontrarci, parlare, chiaramente il personaggio di Emilia, che io interpreto, credo sia uno dei più controversi della letteratura teatrale e mai risolti, un po' come la scena tra Riccardo III e Lady Anna, no? In quale lei entra per il funerale del marito e alla fine poi se lo sposa a quello che l'ha ucciso, no? Quindi quei 3 minuti di oddio. E chiaramente come, diciamo, relazione personale con l'autore, che avevo già in parte incontrato in altri testi recitandolo a teatro, ho pensato, e questa è stata una cosa che condivisa, in questo siamo stati molto compagni e molto compatti, secondo me, che la risposta, diciamo, alla controversia del personaggio, che si rende conto o no che sta facendo una cosa, diciamo, che porterà delle conseguenze drammatiche, no? Che poi può espiare soltanto morendo, sostanzialmente. Io mi sono detta, affidati a Shakespeare, perché in lui c'è la risposta, sei tu che la devi trovare. Cioè, e sono molto felice di come è stato girato il film, e in questo ringrazio anche la produzione che ha accolto, e comunque è una cosa che costa, la richiesta di Edoardo di girare tutto in ordine cronologico. E questo ci ha aiutati a esplorare questi sentimenti universali che però il cinema, a differenza del teatro, riesce a far cogliere anche soltanto con uno sguardo, anche soltanto con una, come dire, riflessione sotterranea, no? E quindi in questo armonioso sviluppo, secondo me, poi alla fine, ecco, l'autore, come si farebbe a teatro, non è che le prove le fai, cioè fai prima l'ultima scena e poi la prima, no, fai un percorso, e questo, secondo me, ecco, la fiducia nell'autore è quello che poi ha portato a vedere, come dire, il nero e il bianco, la fragilità e la colpa dei personaggi. Questo Io sinceramente non ho capito bene la domanda. Ti ha chiesto se avevi già letto altre cose di Shakespeare, se le avevi trovate noiose quando andavi a scuola. sì, no, adesso non mi trovo noioso. Allora, Shakespeare l'ho scoperto, diciamo, un po' tardi, intorno ai 18 anni, ecco. Però leggendolo la prima volta, è di difficile comprensione, per me all'epoca era di difficile comprensione perché era di una densità comunque per quell'età che avevo, che era una
una roba che non riuscivo a vedere nel reale, cioè non riuscivo a vedere nella contemporaneità, che Shakespeare comunque è super contemporaneo, super futuristico. Poi, arrivando nel periodo di teatro, l'ho riscoperto e lì devo dire ho capito i punti focali di questo immenso scrittore. E poi arrivando insomma al lavoro c'è stata ancora una continua scoperta, perché dovendolo ristudiare, dovendolo approfondire visceralmente proprio, è una continua scoperta, ma credo tuttora si scopre sempre qualcosa di Shakespeare, ecco. E nutre sempre, per quello che mi riguarda, è una fonte. È una fonte per non imparare, ma assorbire l'essere umano appunto visceralmente, quindi per me è questo. Si sente? Ok. Buongiorno a tutti, innanzitutto. E io conoscevo la storia dell'Otello di Shakespeare, al contrario di tutti loro non ho mai fatto teatro, non mi sono mai approcciata ad un testo teatrale. E conoscevo il personaggio di Desdemona, ma non avevo mai pensato questo personaggio in chiave moderna, tra virgolette. Non la sentivo come una ragazza vicino a me. E facendo questo film mi sono resa conto di tutte quelle similitudini che Desdemona ha rispetto a una ragazza odierna, e è stato bello partire proprio dal testo e capire, vedere, notare quante contraddizioni sono presenti nell'Otello, tra l'amore e l'odio. E anche il carattere stesso del mio personaggio, lei comunque è una ragazza fragile, un personaggio fragile che può sembrare quasi sottomessa a suo marito, ma che comunque prende una scelta, perché lei disubbidisce al padre per scappare con Otello, quindi c'è questa forte contraddizione tra la forza e la fragilità che questo personaggio ha. E ho dimenticato la domanda. Hai risposto. Ok. Potrei continuare, ma ho veramente dimenticato il filo del discorso.